Ecco, riprendiamo le trasmissioni in diretta di TV Radicale. Chiedo scusa, c'è stata questa piccola sovrapposizione con quello che è andato in onda la scorsa settimana. Chiedo scusa. Bene, spero che abbiate gradito questa ora e mezza di musica di rock puro con i Back Home, il complesso rock. La cover band rock che ci ha deliziato con queste fantastiche note. E ora passiamo subito a quello che prevede il nostro palinsesto, che, come abbiamo già ricordato all'inizio delle nostre trasmissioni alle ore 16, subirà nel corso della giornata numerose variazioni. La prima variazione l'avete già sicuramente notata: l'inizio della leggera euforia con Claudia Sterzi era alle 17 e invece è stata spostata alle 17:30. Quindi stiamo per cominciare il programma con Claudia Sterzi. Voglio annunciare un altro cambiamento: lo speciale Quaderni Radicali con la presentazione di Quaderni Radicali Online. Con Geppi Rippa, Giuseppe Rippa, il direttore di Quaderni Radicali, è stato spostato dalle 18 alle ore 21 per un imprevisto che ha avuto Giuseppe Rippa, ma sicuramente ci sarà alle ore 21, quindi in chiusura delle nostre trasmissioni. Ciò detto, provvediamo immediatamente all'inizio di una leggera euforia e provvediamo contattando quella che è la protagonista di una leggera euforia, che cioè Claudia Sterzi, che dovrebbe essere collegata in questo istante, magari un po' più di luce, Claudia, così ti vediamo meglio. Perfetto, favoriamo l'ingresso in campo anche di Claudia Sterzi. Ciao Claudia, sei in onda. Ciao Roberto, buongiorno, ciao. Ciao Claudia, come stai? Spero che tu stia bene. Sto bene, senti, la luce più di così non si può perché altrimenti me lo so lontano dal No, campo va del benissimo, Modena. così va benissimo, stai tranquilla, così va benissimo. Bene Claudia, questo è il tuo spazio. Sono previsti anche dei collegamenti con Yolanda Casigliani, giusto il collegamento che è previsto? Lo vogliamo avviare subito questo collegamento? Sì, il tempo appena di presentare un attimo gli argomenti della puntata e anche il tempo di chiederti in diretta se poi durante l'ora e mezzo, giusto, che devo fare, Sì. almeno una volta o anche due, ti colleghi con me e mi leggi le domande in chat, perché No, altrimenti non. Perfetto, io sarò con voi durante tutto quanto il tempo, non vi meglio così, preoccupate. perfetto, mi sei di supporto, ti E ringrazio, allora, Claudia, benissimo. dici quali saranno gli argomenti che tratteremo durante questo speciale antiproibizionista, una leggera euforia. Allora, senti, prima cosa noi parliamo un po' sempre del rapporto della Commissione Globale, lo stiamo traducendo, il gruppo creativo dell'ARA che si è formato sabato 11 giugno nell'Assemblea lo sta traducendo e quindi siamo abbastanza avanti nella traduzione, siamo alla buona metà, quindi magari ne leggeremo alcuni pezzi e li commenteremo anche insieme a Yolanda e anche successivamente. Mentre invece la volta prossima vorrei presentarvi il documento con il quale socialisti francesi hanno richiesto la legalizzazione della cannabis in Francia. Poi vorremmo prendere poi questa puntata invece, analizziamo un po', ci sono stati due convegni, uno a Roma in territorio dell'Argentina presso il Partito Radicale, organizzato dai radicali italiani, Mia Droga, che hanno parlato appunto di come viene data la notizia, di come vengono date le notizie che riguardano le tematiche di droga in generale. E un altro convegno è stato a Firenze, sempre giovedì, anche questo, ed era 23 giugno, ed era su invece la cannabis terapeutica e sulla legge che si sta discutendo in Regione Toscana. La Regione Toscana sarebbe la prima regione a presentare una legge su questo aspetto, perché finora tutti quelli che sono stati fatti sono decreti, sono comunque non leggi complete. Questa sarebbe la prima legge. Ci sono due proposte concorrenti, delle quali magari parliamo un attimo anche e poi varie notizie e attualità un po' da tutto il mondo. E in particolare poi Yolanda è stata una delle fondatrici dell'ARA insieme a me, e quindi con lei volevo analizzare alcuni aspetti delle vicende sulle droghe, dell'argomento droghe, ma anche alcuni aspetti della fondazione dell'ARA. Come vi avevo detto, l'altra volta ci siamo collegati dall'ASCIA, che era l'Associazione per la Sensibilizzazione sulla Canapa Autoprodotta in Italia, e questa volta invece con la realtà associativa volevo parlare di questa, diciamo, chiusura che poi non c'è stata, ma di questo cambiamento che è avvenuto invece all'interno dell'ARA, che è l'Associazione Radicale Antiproibizionisti. E quindi, detto questo, quando vuoi introdurre il collegamento con Yolanda, così io comincio a parlare insieme a lei. Perfetto, allora lo facciamo subito. Contattiamo in Benissimo. diretta Yolanda Casigliani su Benissimo, poi Skype. intanto chiamala. Io intanto vi dico che quando fondai l'ARA, questo nel 2000,
8 addirittura o 9, non mi ricordo più nemmeno io, ma 2008 mi sembra, eravamo in cinque fondatrici donne che erano appunto io, Yolanda, poi c'era Giulia Simi, Vita Bernardini e Donatella Coretti. E noi cinque, diciamo, mandammo la lettera di invito a tutti quanti per appunto fondare questa nuova associazione e mettiamo un po' in piedi questa ara che poi ha fatto Ecco, questo percorso scusa, scusa un interesse. attimo Claudia se ti interrompo. Certo, vai Vediamo pure. Yolanda Casigliani che salutiamo, spero che ci senta. Bene, Vi sento bene? Ciao. Ciao ciao Yolanda. Yolanda, ciao. E mentre Claudia abbiamo perso la tua immagine, dovresti riavviare la webcam, che ogni volta che Cioè, cosa andiamo in devo fare 3D per succede. avviarla? Interrompi il video e riprendi il video. Interrompo il video e Ecco, riprendo il video. stai ritornando. Perfetto, Ok? scusate questa interruzione, ma come E sapete. niente, non ti preoccupare. Ecco, è ritornata anche Claudia. Prego, continua Claudia. Ok, sì, Yolanda, stavo raccontando un po' come l'ARA l'abbiamo fondata in cinque donne inizialmente nel 2008, quando è cominciata, eravamo io, poi c'era Giulia Simi, Vita Bernardini e Donatella Coretti, fumo noi cinque a mandare l'invito per la fondazione di questa nuova associazione che voleva un attimo risollevare il tema antiproibizionista, prima cosa in ambito radicale e poi anche in ambito nazionale e possibilmente anche trasnazionale naturalmente. E l'ARA fin dall'inizio si è posta per degli obiettivi minimali di iniziativa, nel senso che siamo partiti da delle cose che possono sembrare minimali apparentemente, come il test antidroga oppure la cannabis terapeutica, perché essendo una piccola associazione appena nata e con pochissime risorse, sentiva bisogno di concentrarsi su, diciamo, le estreme derive del proibizionismo, ma su degli aspetti non troppo massicci da affrontare. Però nella filosofia e nella visione, quando l'abbiamo fondata, molto importante rimaneva anche il discorso sulle droghe pesanti, sull'antiproibizionismo, sulle droghe pesanti, un po' questo anche seguendo quella che era stata l'esperienza del Fora, Fora del quale Yolanda ha fatto parte molto attivamente per tantissimi anni. E io vorrei un attimo che lei ci ricordasse, perché io sinceramente non me lo ricordo, in quali anni, un po' il suo percorso anche passato in quello che fu il Cora e nelle iniziative che furono fatte in quegli anni 80, giusto? Sì, il Cora è stato fondato nell'88, 87, 88, erano gli anni in cui il partito aveva deciso di riprendere la battaglia antiproibizionista. Vi erano stati diversi fatti di cronaca, diciamo, di giovani arrestati per poche piantine, sia in Emilia che a Biella, dove io all'epoca abitavo, e quindi ci fu un'escalation di iniziative. Il partito da un po' di anni aveva abbandonato questa battaglia e noi ce la mettemmo tutta perché potesse riprendere. Contattai Giancarlo Arnao, che appunto aveva collaborato molto col partito negli anni 70, si era poi un po' allontanato, un po' sfiduciato dal fatto che il partito non avesse più fra le sue priorità concrete di quotidianità, di lavoro quotidiano, l'antiproibizionismo. E così iniziamo, un gruppetto di noi iniziò a vedersi, c'erano compagni di Milano, la Maddalena Antonia Traversi e tanti altri compagni, Aligi Taschera, Carduccio Parizzi dall'Emilia. Eravamo un gruppo proveniente un po' da tutta l'Italia che si trovava a Pancole, dove Giancarlo aveva una casa in campagna molto bella e dove iniziò appunto questo lavoro di organizzazione e di fondazione del Cora, il Coordinamento Radicale Antiproibizionista, con il quale ne abbiamo combinate un po' di tutti i colori, in senso ovviamente positivo. Molte furono le iniziative anche di disobbedienza civile Sì, Manuela Selber, che è venuta al congresso dell'ARA sabato scorso, ci ha raccontato e parlato della famosa piantagione di Seveso.
fare una delle prime iniziative che fu fatta, campo, giusta? esatto, fondammo la cooperativa Gente Consapevole, a cui aderirono poi compagni anche dall'Europa, dalla Francia, dalla Spagna, e in questo campo, in piena Seveso, piantammo numerosissime piantine che quando arrivarono quasi a maturazione, decidemmo di autodenunciarne la presenza e di autodenunciarci come coltivatori di quella piccola piantagione. E fu una cosa molto divertente perché dopo i comunicati in cui appunto ci autodenunciavamo e segnalavamo questo campo che avevamo coltivato, chi aveva seminato, chi aveva annaffiato, chi aveva coltivato, insomma, queste piantine, eravamo tutti decisi all'autodenuncia e partirono ovviamente i carabinieri, la finanza, la polizia in cerca di questo campo e per tutta una giornata girarono tutti i dintorni di Seveso senza trovare il campo, per cui poi dovemmo dare le coordinate Queste precise contagi. perché il campo era proprio fra due enormi palazzoni in piena Seveso e quindi erano talmente evidenti che era Non si talmente vedevano. evidente questo campo che non si vedeva. E così le piantine furono sequestrate e noi avevamo, a dire il vero, organizzato un gran bel processo. Doveva venire il sindaco di Amsterdam a testimoniare a nostro favore, e tante altre personalità antiproibizioniste che avevamo coinvolto in questa nostra battaglia. Purtroppo ci fu un problema. Di perizie, praticamente quando fu il momento di nominare i periti di parte che avrebbero dovuto appunto assistere e partecipare alla perizia per stabilire quanto THC c'era nelle piantine sequestrate, il nostro buon Marco Taradas non nominò i periti come aveva promesso di fare, quindi mancando i nostri periti ebbero il coraggio di dire che se si poteva abbassare il THC, non voleva abbassare. Pronto, Yolanda? Sì, non mi sentite più? Adesso C'è sì, un c'era un disturbo. disturbo sulla linea, Non parla si è lontano, capito qualcosa cosa ha di detto strano. Taradash, il buon Taradash, dicevi? Ecco, dal buon Il buon Taradas ci Taradas. abbiamo. Pronto? Mi Sì. sentite? Dai. Il buon Taradas si incaricò di nominare i periti di parte che avrebbero dovuto appunto prendere parte alla perizia su queste piantine per stabilire quanto THC contenevano. Si dimenticò di farlo, partì per le vacanze e così i nostri periti non erano presenti e No, quindi veramente? i periti del tribunale Terribile. stabilirono che le piantine, che erano anche belle grandi, belle alte, non contenevano abbastanza THC e quindi fu il pubblico ministero addirittura che chiese il non luogo a procedere. Perché appunto il processo, insomma, sarebbe stato molto di impatto mediatico molto forte, Sì, poi ripeto, scusami se per. ti interrompo, ma alla fine poi queste azioni di disobbedienza civile si fanno per essere processati. Esatto. Ah, ma No, io ce l'ho fatta no, no, tutta, assolto. non sono mai riuscita con tutte le disobbedienze civili che ho fatto, non sono mai riuscita a farmi processare per alcunché, neanche quando abbiamo piantato le piantine in Piazza della Scala con Corleone, ancora con Taradas, finanza e polizia facevano finta di non vederci,
Abbiamo fatto le disobbedienze davanti alle prefetture per mesi, tutte le settimane, la domenica, in moltissime città d'Italia. Andavamo davanti ai tribunali o alle prefetture e ci accendevamo una canna. E fu una cosa che partì da poche città, da Pisa e da Biella iniziarono, e poi si unirono ogni settimana sempre più città. Arrivammo, se non sbaglio, a più di 100 città in tutta Italia dove si era fatta questa disobbedienza. Ma anche quella volta, al di là di qualche caso qua e là di chiamata da parte del prefetto, ma non ci fu modo di, come dire, di fare. Senti, Yolanda, e i media come si comportavano su questo tipo di azioni? I media, diciamo che le nostre spinellate arrivarono fino a Blob sul 3, dove ci fu una diverse riprese di queste manifestazioni. Cuore ci dedicò un bell'articolo che si intitolava "Vuoi farti una canna in santa pace? Ma che India, bastano i gradini della tua questura, del tuo tribunale, della tua prefettura". E sì, Quindi diciamo una nicchia, insomma, un po' di qualcosa nicchia con questo usciva, tipo di informazione. esatto, però in modo sempre molto poco, come dire, utile perché si potesse discutere davvero con la gente che di solito è d'accordo con noi quando possiamo spiegare cosa intendiamo per legalizzazione, cosa intendiamo. Una disobbedienza che invece a Biella ebbe molta risonanza anche sui mass media fu quella della distribuzione di Tengesic. Esatto, e qui si entra, scusami un attimo, in un altro campo, cioè si passa dalla canapa alle droghe pesanti, giusto? Esatto, perché il CERT di Biella da più di 10 anni non dava metadone, ovviamente disobbedendo clamorosamente alla legge. Si rifiutavano di dare qualsiasi tipo di copertura farmacologica ai tossicodipendenti che si rivolgevano al CERT di Biella e questo durava da più di 10 anni. Infatti Biella era in vetta alle classifiche in quanto sieropositivi, in Certo. quanto numero di tossicodipendenti e c'era una situazione veramente tragica. Quindi decidemmo di iniziare con dei medici che ci appoggiavano e che ci aiutavano questa distribuzione di Tengesic. Il Tengesic è una buprenorfina che è simile al metadone, ma ha dei vantaggi rispetto al metadone, perché è agonista e antagonista dell'eroina e quindi non dà dipendenza come il metadone, molta meno, non ha overdose, che è una cosa molto importante, alzando, come dire, la quantità non aumenta la proprietà analgesica, aumenta soltanto il tempo di copertura, quindi ha dei vantaggi notevoli rispetto al metadone. Sì, E infatti viene abbiamo citato anche nella Commissione globale, ancora oggi viene citato metadone, proprio questa sostanza che decide, che adesso il nome non lo so ridire, aspetta, ridimelo te. Buprenorfina si chiama, Esatto, buprenorfina. proprio questo, viene ancora citata perché evidentemente ancora oggi molto di meglio non siamo riusciti a trovare. Esatto, ma infatti so che da allora anche in Italia alcuni CERT hanno poi piano piano assunto anche questo trattamento, diciamo, per alcune persone. Ecco, lì Quindi voi la veramente percepite sui vulvari direttamente nel CERT. l'impatto mediatico fu molto forte perché questa disobbedienza durò 6 mesi, dove ovviamente polizia, magistratura, tutti erano al corrente di quello che noi facevamo. In un piccolissimo
ufficetto che ci era stato dato da un'associazione di familiari delle persone tossicodipendenti, con i medici, facevamo appunto le schede anamnestiche a queste persone, che poi ogni giorno venivano a ritirare la loro terapia. Ognuno di loro aveva una sua terapia, ovviamente in base al suo livello di intossicazione. E in pochi mesi abbiamo preso in carico più di 250 persone, e per fare solo un paragone vi dico che il SERT, quando faceva la sua relazione annuale, dichiarava che nell'anno prendeva in carico dai 70 ai 90 tossicodipendenti, e teniamo conto che erano quasi tutti mandati, inviati al CERT dalla magistratura, quindi Certo. diciamo che di loro spontanea volontà al CERT non si Non ci rivolgevano più. andavano. Esatto, noi invece in pochi mesi prendemmo in carico più di 250 persone, di cui la stragrande maggioranza è ripresa a fare una vita normale, a lavorare, a riavvicinarsi alla famiglia. La buprenorfina ha anche questa caratteristica di mettere le persone in una situazione fisica e psichica di, come dire, di benessere, per cui avevano appunto potuto riprendere una vita normale. E la microcriminalità in 6 mesi abbassò del 60%, si erano svuotati i giardini di spacciatori, di giovani che si prostituivano e di tutto quello che sappiamo popola le piazze, alcune piazze dello spaccio. E quindi gli spacciatori di Milano mi cercavano perché erano un po' arrabbiati, ma magistratura e carabinieri erano contentissimi, e i giornali locali non potevano far altro che constatare questa situazione e dare atto che effettivamente la cosa funzionava. Dopo di Certo. questi 6 mesi poi obbligammo il CERT a riprendere la distribuzione di metadone. All'epoca era assessore regionale Enzo Cucco, il nostro compagno radicale Enzo Cucco, che appunto convocò tutto lo Stato Maggiore del CERT, dell'ospedale degli infettivi, e di tutti coloro che si occupavano di tossicodipendenti a Biella, e li obbligò ad osservare la legge, a rispettare la legge, ad applicarla e a dare alle persone tossicodipendenti di Biella la possibilità di fare anche delle terapie farmacologiche a scalare, visto che appunto la Certo. tossicodipendenza non è solo un fatto psicologico, ma purtroppo molto molto fisico e molto molto legato alla salute delle persone. Certo, questi infatti sono esattamente i primi due principi della Commissione globale, questa che a giugno ha presentato un documento. Questa commissione è composta da ex alti funzionari ONU, ex primi ministri, ex capi di Stato. Proprio rispetto alle droghe pesanti, insiste proprio su questo concetto. Infatti, il primo principio che riporta la Commissione globale è esattamente questo: le politiche sulla droga devono essere basate su solide evidenze empiriche e scientifiche. La misura del successo deve essere la riduzione del danno alla salute, alla sicurezza e al benessere degli individui e della società. E in questo poi si argomenta, per esempio, rispetto all'impatto nella prevalenza di HIV nei consumatori di droghe per iniezione, vengono citate delle statistiche in cui si vede che paesi che hanno implementato in modo consistente strategie comprendenti la riduzione del danno hanno dei tassi di HIV nei consumatori di droghe per iniezioni tra lo 0 e il 5%, mentre i paesi
strategie di riduzione del danno parziali o dopo un incremento epidemico hanno dei tassi tra il 10 e il 15%, mentre i paesi che sono opposti con forza all'implementazione della riduzione del danno, abbiamo per esempio la Thailandia al 42,5% di HIV tra i consumatori di droga per iniezione e la Russia col 37,15%, perché è proprio evidente la correlazione, questo rispetto proprio all'approccio più sanitario invece che non giudiziario o repressivo, la differenza per quanto riguarda l'HIV, ma naturalmente, come dicevi te, per quanto riguarda la effettiva uscita dalla tossicodipendenza. Infatti, qui riportano tre studi di caso e prendono in esame la Svizzera, il Regno Unito e l'Olanda, che sono tre paesi che hanno tentato delle strategie diverse da quelle che in generale hanno guidato la guerra alla droga negli ultimi 40 anni. Parla appunto della Svizzera. La Svizzera attuò una scelta nuova di politica e programmi, compresi i programmi di somministrazione di eroina già negli anni 80, e hanno avuto dei risultati ottimi, perché la somministrazione di eroina, riporta un studio chiave, ha agito su consumatori problematici recidivi, su consumatori pesanti, stimati in 3.000 tossicodipendenti che rappresentavano tra il 10 e il 15% dei consumatori di eroina e costituivano fra il 30 e il 60% della domanda di eroina. Quando questo gruppo di consumatori ha trovato una soluzione costante legata alla loro dipendenza, si è ridotto il loro uso illecito di droga, così come il loro bisogno costante di trafficare l'eroina o di impegnarsi in altre attività criminali. Poi il programma di somministrazione di eroina, qui si parla di somministrazione di eroina controllata, per qualcosa ancora al di là rispetto al metadone o all'altra sostanza che tu ci dicevi. Il programma di somministrazione di eroina ha avuto tre principali effetti. Ha sostanzialmente ridotto l'uso dei consumatori più pesanti e questa riduzione della domanda ha influenzato i flussi di mercato. Per esempio, il numero dei nuovi tossicodipendenti a Zurigo nel 90 era 850, nel 2005 è sceso a 150. Ha ridotto il livello della criminalità correlata al mercato e, mancando i tossicodipendenti di spacciatori locali, naturalmente anche l'offerta è diminuita e i consumatori occasionali hanno avuto meno possibilità e meno occasioni di contattare i venditori. Poi si parla di queste ricerche, eseguite invece studio di caso del Regno Unito, dell'Inghilterra, e gli effetti delle politiche che sono state dall'incarcerazione ai programmi di trattamento hanno dimostrato chiaramente una riduzione della criminalità, naturalmente. I ricercatori hanno tenuto conto anche dei dati della polizia criminale. La ricerca mostra che il numero di procedimenti a carico dei consumatori di droghe dagli anni precedenti all'ingresso nel trattamento agli anni successivi si è ridotto del 48%, quindi della metà dei procedimenti per criminalità. E studio di caso numero 3, i Paesi Bassi, di tutti i 15 paesi dell'Unione Europea, la percentuale di persone che si iniettano eroina nei Paesi Bassi è la più bassa e non c'è alcun nuovo ingresso di consumatori problematici. L'eroina ha perso la sua attrattiva. È diminuito significativamente i consumatori problematici, l'età media si è molto abbassata. I servizi su larga scala comprendono lo scambio di siringhe e la prescrizione di metadone e di eroina sotto strette condizioni. Si è constatato come l'eroina prescritta dal medico riduca crimini minori, problemi di ordine pubblico ed abbia effetti positivi sulla salute delle persone che combattono con la tossicodipendenza. Il numero stimato di persone dipendenti da eroina e si è ridotto nel corso di 7 anni in Olanda da 30.000 a 18.000 e la popolazione olandese dei consumatori è in corso di invecchiamento. Quindi non ci sono più nuovi ingressi, questo vuol dire che è diminuita anche la quantità dei consumatori di oppiacei, i giovani tra i 15 e i 29 anni che ricevono trattamenti per la tossicodipendenza. Quindi diciamo, si vede proprio come, affrontando da un punto di vista sanitario invece che da un punto di vista repressivo anche i problemi che riguardano le droghe pesanti, si abbia effettivamente dei miglioramenti notevoli sia dal punto di vista della salute, sia del tossicodipendente, ma anche dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, perché calando così tanto il numero di criminalità, naturalmente questo si riflette anche come maggior sicurezza dei cittadini. In tutto questo, ovviamente, come sempre, sconvolgente il continuare delle politiche di Giovanardi e dell'attuale Dipartimento Politica Antidroga in Italia, che assolutamente parla di riduzione del danno come se fosse un demonio, perché lui vorrebbe l'uscita santifica da tutte le droghe e totalmente in ogni caso, e non ammette invece queste possibilità, tant'è vero che in Italia abbiamo fisso stabile un numero di 500 morti l'anno per eroina, poi in realtà sono morti di tradizionismo, perché la maggior parte sono morti di
come dosi o sostanze tagliate male, potrebbero diminuire ampiamente, dimezzarsi, potrebbero essere molto meno, e questa dimostra con l'ipocrisia di quando poi il Dipartimento Politica Antidroghe ci dice che vuole la salute dei nostri ragazzi, in realtà se volesse la salute dei nostri ragazzi potrebbe incentivare ben diversi tipi di azioni. E quindi Yolanda, una volta, dunque, Seveso, la piantagioni, le spinellate davanti alle prefetture, la distribuzione a Biella di antagonisti dell'eroina, e come prosegue poi l'esperienza? Scusa, la voce Hai sentito? Sì, ti ho va in chiesto come bene. era proseguita poi l'esperienza del Cora dopo Biella. Quali altri, nei tuoi ricordi, quali altri iniziative o attività erano state Ma sollevate? diciamo che da lì poi sono poi partite le disobbedienze, diciamo, di Marco, di Rita e tutte quelle che Certo. sono poi venute a seguire. Diciamo che il periodo iniziale fu un po', come dire, fu un po' condizionato da una diatriba che c'era molto forte tra Taradas, un gruppo di persone e un altro che, come me, pensava che si dovesse procedere gradualmente, nel senso che ovviamente noi vogliamo la legalizzazione di tutte le droghe, ma che questa casa, diciamo, per usare una metafora, dovesse partire mettendo le fondamenta, e le fondamenta erano, a nostro avviso, il riconoscimento delle non droghe, cioè di tutti i derivati della marijuana, come non droghe, e quindi da togliere innanzitutto dalle tabelle, da consentire la coltivazione per uso personale, la coltivazione domestica e tutte le cose di cui, ahimè, si parla ancora e che sono ancora da conquistare e da raggiungere. E quindi c'era invece Taradas che concepiva la battaglia antiproibizionista in senso totale, diciamo, tutto. Ecco, purtroppo abbiamo avuto un problema con Skype. Lo riapriamo immediatamente. Chiediamo scusa. Ricordiamo a chi ci segue in chat che può tranquillamente preparare qualunque tipo di domanda per Yolanda Castigliani e per Claudia Sterzi, che richiameremo immediatamente. Deve esserci stato qualche problema su Skype. Proviamo ad effettuare la chiamata. Eccoci, sentiamo Sì, Claudia scusate, Sterzi e anche Yolanda. è caduta qualche cosa, è caduta una linea. Sì, no, è crashato il mio Skype, quindi perciò è caduto. Claudia, Ah, dovresti ok. rinviarci il video gentilmente. Devo ricliccare il video? Sì, vediamo Yolanda. Ciao Yolanda. Ciao. E Claudia, dovresti rimandarci il video. Subito, un secondo soltanto che devo capire come. Ecco, il mio Intanto video io, dovrebbe intanto, essere andato, sì, giusto? sta partendo. E Ok. intanto ci sono già le prime domande della chat. Non volevo interrompere nel discorso che stavate facendo, che era molto interessante, che diciamo, analizzava le diverse anime radicali, il diverso modo di pensare rispetto all'azione antiproibizionista. E una prima domanda arriva da Gianni Colascione che chiede: quali proposte per riorganizzare la battaglia antiproibizionista nel mondo radicale? Eh beh, Gianni Colacione, qui voglio dire, qui si sta facendo di tutto, almeno io sto facendo di tutto proprio per questo, e quindi le proposte che ho, io volevo notare, tra l'altro, e c'entra proprio con questo discorso, come
come la posizione di Yolanda, quella che ci ha descritto rispetto all'altro gruppo, cioè di voler partire comunque dalle droghe leggere, dalle cosiddette non droghe, sia ampiamente condivisa non soltanto da lei, ma da noi e da me, ma è condivisa per ben dalla Commissione globale e da ben altri enti molto importanti e molto più autorevoli di noi, nel senso che proprio ci danno ragione, cioè il primo passo per uscire dal proibizionismo, il proibizionismo ha fallito, dice la Commissione globale, il primo passo per uscirne chiaramente non può essere la distribuzione immediata e libera e l'uscita immediata a legalizzare tutto da domani, ma deve essere inizialmente appunto, la legalizzazione dell'uso personale della coltivazione domestica di canapa, che la Commissione globale dice molto chiaramente è stata categorizzata in maniera sbagliata, cioè è inclusa tra le droghe quando in realtà non lo è. Quindi il primo passo intanto è chiarire questo aspetto e poi tutto il resto si può. Ovviamente la Commissione globale si schiera per una legalizzazione anche del resto del mercato, questo per una serie di motivi economici, sanitari, eccetera. Però il fatto che uno parte dalla canapa non è, come mi è stato detto e come ogni tanto voglio ripetere, mi è stato detto al congresso dei radicali italiani a Chianciano, che noi siamo il sindacato di quelli che si fanno le canne. Questo non è assolutamente vero, nel senso che non è perché uno ha interesse a portare avanti un suo mercato personale, un suo consumo personale. A me non me ne può importare di meno personalmente, perché ormai dopo 40 anni, 50 anni, so come fare e non avrei nemmeno bisogno di fare questa battaglia, per cui è un assurdo dirmi che è il sindacato di quelli che si fanno le canne. In realtà il fatto di partire dalla canapa è proprio un discorso che ha dei fondamenti scientifici, perché è da lì che bisogna partire. Anche perché il situare la canapa in mezzo alle droghe è veramente un errore che da una parte demonizza la canapa ingiustamente, dall'altra induce anche disinformazione estrema per i ragazzi, perché come spesso ho ricordato, quando un ragazzo gli dice che la canapa è come l'eroina, fa venire buchi nel cervello, e quello poi si fa una canna, o vede fare degli amici e vede che i buchi nel cervello non vengono, non crede nemmeno, è portato a non credere nemmeno poi a informazioni su ben altre droghe e su droghe ben più pesanti. Quindi ripartire per ripartire. Bisogna essere in tanti, più possibile, questa è la mia risposta almeno alla domanda di Gianni. Io mi sono stretto in alleanza con altri gruppi antiproibizionisti, che magari appunto non andiamo d'accordo su un milione di altre cose, però abbiamo come obiettivo comune la legalizzazione della coltivazione domestica di canapa, perché siccome siamo in tanti, in migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni, e siamo pronti comunque a combattere per questo obiettivo. E se riusciamo a riunirci siamo veramente una forza che può riuscire in qualcosa, mentre se restiamo 200 da una parte, 20 da un'altra, 15 da un'altra, divisi, e questo è un sistema che hanno usato da parte dei proibizionisti proprio, c'è cioè questo famoso esiste nei tempi dell'impero romano, divide timpera, no? Se riesci a dividere i movimenti riesci meglio a governare, infatti è quello che sta succedendo. Io leggo le domande in chat e dice Sì, te Colaciona, ne una leggo costituente io. antiproibizionista. In realtà è una costituente antiproibizionista quella che abbiamo fatto con l'ascia, quella è specifica sulla canapa. Quella è specifica sulla canapa. La costituente antiproibizionista transpartitica è quella che si sta formando intorno alla Commissione globale, alla quale io spero, per quello che è nelle mie possibilità, di riuscire a portare il movimento antiproibizionista radicale transnazionale a contatto con la Commissione globale. Questo è quello che io desidero perché penso che i soggetti in Italia più abilitati a poter collaborare con loro. Ed è questa la direzione in cui mi ero mossa almeno da un anno e mezzo nel seguire proprio lo svolgimento di questa commissione globale, come è nata. Io ho fatto anche relazione al Consiglio generale internazionale e al Senato e sono pienamente convinta che sia possibile costruire una costituente antiproibizionista transnazionale. Certo che è possibile farlo. Bisogna lavorare in senso di aggregazione invece che di esclusione. E questo è un discorso fondamentale che non riguarda solo queste battaglie, ma moltissime, moltissime altre. Vedo qui in chat che E vengono Claudia, scusa citati. Claudia, Dimmi. volevo conoscere anche l'opinione di Yolanda a questo Certo, proposito. dai. Volevo sapere, Certo. Yolanda, partendo dall'esempio che ci ha fatto Rodolfo Viviani in chat, ieri a Napoli c'è stata una manifestazione antiproibizionista organizzata da vari centri sociali, arcigay, arcilesbiche, Officina 99 e altre associazioni, e ho visto la partecipazione di 2000 persone, e questo lascerebbe credere che il movimento antiproibizionista è forse maturo per ritornare
diciamo, ad armarsi in senso, diciamo, politico per portare avanti le battaglie antiproibizioniste. Tu ritieni che sia davvero così o che sia solo alla fine un modo per festeggiare tutti insieme, rivendicare la causa, però alla fine dei fatti le vere azioni antiproibizioniste in Italia forse sono capaci solo i radicali di metterle in atto, pagando di persona con le disobbedienze civili? Ma è una domanda un po' difficile. Certo, ascoltando la compagna che prima citava, Claudia, che ha partecipato al congresso e che si ricordava del cuore, adesso mi sfugge il suo nome, anche se ho sentito Manuela. tutto il suo intervento, noi poveracci che ci autodenunciavamo, eravamo non tanto ben considerati. No, a parte gli scherzi, io credo che noi dovremmo fare tesoro di questo momento che stiamo vivendo, da dopo le amministrative e da dopo i referendum, sia un momento molto, molto particolare e molto fecondo se noi sappiamo coltivarlo e interpretarlo adeguatamente. Certo, l'autodenuncia come la non violenza, come lo sciopero della fame, come le nostre lotte non violente non sono mai facili e però poi abbiamo visto che questa volta ad appoggiare Marco con lo sciopero della fame ci sono state 15.000 persone, di cui la stragrande maggioranza probabilmente non aveva mai fatto uno sciopero della fame in vita sua. Quindi credo che anche in questo caso noi dovremmo avere anche come dire, la disponibilità, l'umiltà che mi sembra splendidamente impersonata in Claudia di contattare i movimenti antiproibizionisti fuori dai radicali che ci sono appunto tanti e purtroppo abbastanza sparpagliati, come diceva Claudia Sì, prima. anche Ma all'interno. penso che come dire, un lavoro capillare, un lavoro anche coagulante che metta insieme le persone sia un momento molto favorevole per iniziarlo e per dargli vigore maggiore. In quegli anni io ho fatto delle esperienze a volte veramente incredibili. Pensate che una volta c'era ancora l'MSI a quell'epoca e a Biella fui invitata da un esponente dell'MSI a fare una conferenza sulla antiproibizionista nella sede dell'MSI a Biella. E quando arrivai alle 9 era questo incontro. Fui accolta dal figlio di questo esponente biellese dell'MSI che mi portò al bar e mi disse che ci prendevamo il tempo di un caffè perché in sede c'era un'atmosfera un po' surriscaldata perché si stavano prendendo praticamente a botte perché una radicale nella sede dell'MSI non era mai entrata, soprattutto a fare una conferenza antiproibizionista. Quando gli animi caldi si furono sedati e iniziai il mio dibattito, la mia conferenza su questo tema esordì dicendo alle persone che non erano poche quelle rimaste, devo dire, erano molto curiosi di potersi confrontare, probabilmente anche di potermi massacrare, visto che a Biella ne combinavamo noi dell'Associazione Biellese di tutti i colori su questo tema. E io invece esordì dicendogli che probabilmente alla fine del mio discorso avrebbero potuto scoprire che avevamo molti
molte più idee in comune di quanto loro potessero immaginare. E devo dire che fui interrotta da applausi diverse volte, e quando conclusi ci furono tante domande e tante persone ammisero che effettivamente le nostre tesi non erano poi così campate in aria e così sballate. Quindi a volte, come dire, basta avere un po' il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, anche perché lì vi erano tanti genitori che avevano figli che fumavano e che si facevano le canne e loro sapevano benissimo che i loro figli se le facevano. E quindi erano molto interessati a capire appunto anche come procedere, come approcciare i propri figli rispetto a questo problema. Basta spiegare, per esempio, prima quando Claudia parlava, mi veniva in mente che bisognerebbe, rispetto alle droghe leggere, non dimenticarsi mai di spiegare le dinamiche del mercato e di come le droghe leggere vengono usate dal mercato mafioso, perché anche quelle sostanze sono in mano alla mafia, per rilanciare le droghe pesanti. Il fatto che dallo stesso erba, si trovi l'hashish, si trovi la coca, si trovi l'eroina, si trovino le pastiglie, fa sì che, no? Le dinamiche del mercato sono queste. Il ragazzino che tutti i sabati sera si va a comprare la stecchettina il sabato sera per farsi tre canne con gli amici, improvvisamente non trova più un grammo di hashish in tutta la regione, ma lo spacciatore gli dice: guarda, quella non ce l'ho, però c'ho questa che è più buona, è più forte, dai, una volta prova. E ecco il famoso passaggio obbligatorio, che non è obbligatorio affatto, dalle droghe leggere alle droghe pesanti. E quindi ci sono anche proprio delle dinamiche ben precise. Se noi riuscissimo a sottrarre almeno questa fetta di mercato alla mafia, già gli daremmo un bel colpettino. Ecco. E dopodiché, appunto, come dire, si fa passare nell'opinione pubblica, si fa maturare l'opinione pubblica, gli si fa accettare. Sfatare un tabù, gli si fa accettare una cosa che finora è stata inaccettabile, che ci si possa coltivare tre piantine sul balcone, si fa provvista di vino a ottobre, riempie la cantina di botti di vino, e chi invece preferisce farsi una canna e si fa le sue quattro piantine sul balcone, se le raccoglie e poi se le fuma durante l'anno. Ecco che le persone iniziano magari anche a capire che il problema non è l'uso, non è il consumo, ma è l'abuso di tutte le sostanze, qualunque sostanza, perché ci si può ammazzare anche di pasta asciutta, tanto per estremizzare, ma per farci capire il concetto per cui l'uomo usa le droghe da quando esiste. Perché le droghe esistono in natura a migliaia, dalla psilocibina, che sono funghetti che crescono sulle cacche delle mucche in montagna, alla datura, che è una pianta ornamentale che abbiamo in giro nelle nostre città, nei nostri giardini. Le droghe sono, non parliamo di quelle sintetiche che possono inventarne una nuova al giorno. Il problema non è l'uso, ma è l'abuso. E queste sono cose che, se noi riuscissimo a raggiungere le persone, tante persone, con questi ragionamenti, saremmo già in un sistema antiproibizionista.
Ecco, Claudia, c'è una domanda per te da parte di Americano, che poi Sì, ho letto. rivolgo da Ho entrambi. letto. Quali sono i limiti dell'antiproibizionismo come cultura e come politica, secondo voi? Limiti Sì, ma poi dell'antiproibizionismo. ti rispondo volentieri, però un attimino soltanto, e vedevo sempre nella chat il discorso oggi ragazzi di 16 anni si fanno la coca altro che canne, che è verissimo, perché chiunque frequenta il mondo giovanile sa che i ragazzi cominciano molto prima. E infatti proprio uno degli effetti delle politiche proibizioniste, come viene riportato appunto da tanti enti internazionali di osservazione istituzionali, è proprio che dopo 40 anni di proibizionismo l'età media di inizio si è considerevolmente abbassata, anche per quello che riguarda le droghe pesanti. Questo perché il mercato proibizionista, che è un marketing, ovviamente ha pieno interesse a far sì che si abbassi l'età inizio e a far sì che le droghe che circolano siano più quelle pesanti che non quelle leggere, perché a parità di peso rendono di più, perché sono molto più remunerative, perché sono molto più facili da trasportare, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, il discorso quali sono i limiti dell'antiproibizionismo? Beh, è semplice. Ci sono molte cose che si possono risolvere con l'antiproibizionismo dal mio punto di vista. Certo, ci sono alcune proibizioni che non si possono togliere, che fanno parte quasi di tabù culturali e un omicidio. Non è che uno può smettere di proibire l'omicidio e dire legalizziamo l'omicidio, anche se è già legalizzato, perché in realtà noi abbiamo la guerra o la pena di morte, che sono forme di legalizzazione dell'omicidio e che sono decise dagli stati, diciamo in qualche modo, sono momenti in cui è legale e possibile uccidere delle persone. Per cui certamente vediamo, ci sono molte discussioni, per esempio, sull'antiproibizionismo sulle armi, c'è chi dice io non vorrei mai, come in America, le armi libere in vendita nei negozi a chiunque, e questo è un discorso proibizionista che però da un certo punto di vista è ben comprensibile. Quando Beh, si tratta di grandi diciamo, argomenti. scusa Vai, Claudia, Yolanda, diciamo che vai, vai. la discriminante è la vittima del Certo, reato certo. e della vittima, perché se io assumo delle sostanze e non faccio male se non a me stessa, se ne abuso, non è paragonabile No, a assolutamente, Yolanda, una ma io penso che... proibizione rispetto a un No, qualcosa che va a danneggiare gli altri e questo che l'ho va capito benissimo, ed è un ad discorso avere una vittima. perplessissimo. Io riporto questo fatto del rapporto, però io penso, credo che la domanda di Americano si riferisca al proibizionismo in generale come strategia di governo e non soltanto rispetto alle droghe, perché io personalmente credo all'antiproibizionismo come strategia di governo anche per molti altri fenomeni, per esempio... come ho osservato quando ho fatto la mia tesi, che era sulle mutilazioni genitali femminili, si riesce molto più a interrompere e radicare realmente questo genere di pratiche attraverso l'informazione e proporre rituali alternativi non cruenti che non proibendo di brutto con anni di carcere all'improvviso questa pratica, naturalmente non alle bambine. Perché questa diventa ancora più clandestina, per cui non è misurabile, avviene in clandestinità, per cui anche con degli aspetti igienici molto peggiori, cioè anche in quel caso, pur essendoci una vittima, e come se c'è, anche in quel caso l'antiproibizionismo ha comunque una funzione, diciamo, di governare meglio il fenomeno. Leggevo ieri, per esempio, le carceri finlandesi, che sono assolutamente sperimentali rispetto alle nostre, dove non ci sono sbarre, dove ci sono stanze intere dove i detenuti possono relazionarsi con la famiglia, con i figli. Hanno forme di sorveglianza molto blanda, la criminalità da quando hanno attuato queste forme di detenzione molto più blanda rispetto alle nostre, quindi meno proibizionista, perché il proibizionismo è qualcosa di autoritario, di sorvegliare e punire, è una strategia generale opposta a quella antiproibizionista, non soltanto sul tema delle droghe. Da quando hanno attuato questa strategia hanno un calo della criminalità enorme, per cui ci sta che anche quel tipo di... Anche il tipo di reati che hanno una vittima potrebbero giovarsi di strategie antiproibizioniste. Certo, sono cose che vanno coltivate col tempo e gradualmente, perché è vero che poi dipende dalla consapevolezza dell'individuo, è un discorso di libero arbitrio, però bisogna che l'informazione sia totale per riuscire ad arrivare a un libero arbitrio della persona. Per cui penso che il limite del proibizionismo, il limite dell'antiproibizionismo stanno nella possibilità di formare, non di educare, ma di formare e informare le persone a partire da quando sono bambine proprio nelle scuole e su. Questo
quello è il limite dell'ignoranza, cioè il limite dell'antifriczionismo non c'è, è nell'ignoranza, nella mancanza di informazione, dell'informazione nel tipo di vita che facciamo, nel tipo di valori che ci vengono proposti e nel tipo di strategie che vengono portate avanti in generale un po' da tutti i governi. Questo è un po' la risposta alla domanda dell'americano, se l'ho capita però, perché può darsi anche che non abbia capito assolutamente il tema. A me sembrava che lui chiedesse più i limiti in senso teorico della strategia antiproibizionista. Ecco, ci sono altre constatazioni che fa Bene Ragazzi, ad esempio, in chat, e constata che da un'informazione che non so quanto sia verificabile, nel 2010 in Italia sono raddoppiati i consumi e i decessi di cocaina. Siamo primi in Europa come sulle carceri. Molto probabilmente è vero, soltanto che i dati che vengono dati dal DPA sono diversissimi, però in realtà se uno guarda i dati che vengono dati dall'Osservatorio europeo o dall'Osservatorio internazionale ha ragione lui, perché poi Giovanardi ci dice che i consumi sono dimezzati, mentre gli osservatori internazionali ci dicono che sono raddoppiati. Per cui io ripeto un'altra volta che i dati che da Giovanardi sono falsi, sono manipolati e glielo ripeto un'altra volta in pubblico perché è bene che lo sappia. Io continuo a pensarlo e non vedo l'ora, siccome mi ha mandato Serpelloni una lettera, diciamo, minatoria in cui mi invitava a circostanziare le mie affermazioni e mi preveniva che mi avrebbe citato proprio in giudizio, io gli dico citami che non vedo l'ora di avere un processo sui tuoi dati e sulla verità del fatto che i tuoi dati sono manipolati e falsificati. Veramente non vedo l'ora perché sarebbe un grande processo e forse finalmente ci libererebbe di Serpelloni e Giovanardi. Detto questo, è vero che il consumo di cocaina è in aumento in tutto il mondo, non soltanto in Italia, e questa è proprio una strategia di marketing che è stata attuata perché non era abbastanza diffusa, evidentemente, e da una parte ha visto il cambiamento delle rotte, per cui negli anni intorno al 2005, da che i sequestri maggiori per l'Europa venivano fatti negli aeroporti spagnoli e portoghesi, che derivava dal Sud America, gli aeroporti spagnoli e portoghesi, improvvisamente si è avuto un cambiamento di rotta, hanno cominciato a passare dal Sudafrica, proprio in fondo, e poi con le rotte aeree, e poi a risalire tutta l'Africa via terra, in maniera da ottenere il doppio scopo di cambiare rotta, ma anche di diffondere il consumo di cocaina in tutta l'Africa, che adesso è infestata assolutamente da abuso, dipendenza di cocaina, poi di crack, di sottoprodotti, poi c'è una miseria veramente che rende il problema anche un po' diverso rispetto a quello che possiamo avere noi. Per cui sicuramente l'uso di cocaina è aumentato. È aumentato ed è aumentato contemporaneamente la violenza, la criminalità, la corruzione delle forze dell'ordine e delle forze di polizia in Messico, che è il maggior paese dove passa, non tanto produttore, ma di passaggio della cocaina, con tutta quella situazione messicana che tutti ormai conosciamo e con tutta una subcultura che si diffonde intorno alla cocaina, è veramente quanto di più dettaglio possa esistere, io non ce l'ho con la cocaina in particolare, però dico che intorno al mercato illegale della cocaina, intorno al proibizionismo sulla cocaina, per esempio nel Messico contemporaneamente ai maggiori flussi di cocaina, ai maggiori produzione politica e di violenza e di criminalità, abbiamo anche maggiori produttori degli snuff movie, che sarebbero i film Aspettate un attimo, scusate, abbiamo un momento di passaggio del cane. Aiuto! E questo è il bello della diretta. Cioè, saremmo curiosi di vederlo sto cane. Saremmo curiosi di vederlo questo cane. Quanto è grande? È un elefante o è un cane? Claudia, si è staccato anche il microfono. Scusate, pronto, mi sentite ora? Sì, no, pensavamo che fosse un elefante più che un cane, visto che Sono stato ti ha devastato la preparato il postazione. caretto della cuffia. Non è che era il cane di Giovanardi, magari. Ok, vabbè, faccio senza cuffia, si sente lo stesso? Come? Senza cuffia si sente uguale? Sì, si sente uguale se usi il microfono, certo. Ma tu riesci a sentire noi? Sì, sentono in cuffia perché la cuffia è a pezzi. Allora, si è rotta la cuffia, abbiamo capito. Allora, andiamo avanti. C'è un'altra domanda sempre di Gianni Colascione. La rivolgo sia a Yolanda che a Claudia. Direi fosse Yolanda la prima a rispondere. Le droghe sintetiche come crack e THC contraddicono un po' l'ideale ecologista e naturista del consumo di marijuana e hashish e sostanze simili di origine naturale? Cioè, in Devo buona sostanza. rispondere io? Non ho Yolanda. seguito. Ma
Certamente, voglio dire, non sono sostanze a me gradite, ecco, non le userei mai, ma questo è un fatto del tutto personale. Certamente fanno più male di tante altre, ma siamo sempre, come dire, al solito discorso. Bere un buon bicchiere di vino a tavola è diverso da scolarsi mezza bottiglia di whisky tutte le sere. E quindi certamente sta nella scelta individuale, nella reazione anche individuale, perché ognuno ha una sua reazione particolare alle sostanze, anche ai medicinali, anche ai cibi, abbiamo ognuno le sue reazioni personali. Quindi certamente non le apprezzo, diciamo, ma questo non toglie niente al discorso antitradizionista. Quello che prima diceva Claudia mi pare fondamentale. Tutto si sviluppa intorno all'informazione, a un'informazione corretta, a un'informazione che non demonizza ma spiega, e spiega esattamente quali sono gli effetti positivi e gli effetti negativi delle sostanze, perché tutte le sostanze hanno degli effetti positivi e negativi. Anche le medicine che prendiamo hanno degli effetti positivi, ma hanno anche degli effetti collaterali e negativi. Quindi, ripeto, come dicevo prima, certamente oggi come oggi in laboratorio si possono fabbricare ci troviamo ogni giorno. Il problema è come le persone si approcciano a queste sostanze e soprattutto ad una formazione. Anche a me la parola educazione fa un po' impressione, non mi piace molto. Io credo che i figli vadano, i giovani vadano accompagnati nel loro percorso di inizio della vita e non educati. Educare comporta sempre, come dire, una presunzione iniziale, che non mi piace. Informare correttamente, come diceva prima Claudia, se a un ragazzino gli si dice che le droghe sono tutte uguali e fanno male tutte allo stesso modo, si dà un'informazione fuorviante che non corrisponde alla realtà e si perde totalmente di fiducia, considerazione, i giovani un po' allontanato dalla sperimentazione lisergica, non tutte queste nuove sostanze, pastiglie, eccetera, eccetera. Torno a ripetere che il problema è di informare correttamente e mi pare che in tutti gli anni che io ho fatto anche di volontariato con le persone tossicodipendenti, e ho cercato un minimo comune denominatore, visto che è un problema che attraversa, passa proprio trasversalmente tutta la società, perché il dato unificante di tutte queste persone era un grande
sente bene, giusto? Roberto, io non sento più niente di Yolanda, tu senti? Io sento Claudia, ma non sento Roberto. Ok, sentiamo un po' se la chat ci sente. Ci sentite voi? Nel programma? Ci state sentendo? No, sembra proprio di no perché non rispondono. Rispondono dalla chat. No, non si sente nulla, dice la Fayette. Allora però avete sentito la domanda, se non altro. Allora, mi sentite? Sì, ok. Allora, intanto che forse Roberto si riconnette o si rimette un attimo in funzione di tutto quanto, io aggiungevo anche che è un discorso dire che, come dice Gianni, dice quelle sono naturali e le altre sono sintetiche. Non è nemmeno vero, perché proprio nel regime che noi abbiamo adesso, che è proibizionista, quindi è clandestino, non abbiamo la minima idea di, per esempio, concimi, pesticidi, di ciò per coltivare anche semplicemente appunto la canapa, non abbiamo idea di quello che viene usato, non abbiamo idea di come viene trattata, non abbiamo idea di come viene seccata, di come viene conservata, può essere anche quella tagliata, perché ci sono stati casi di appunto marijuane tagliate con la polvere di vetro per sembrare più resinose e per aumentare di peso. Poi dell'hashish poi non se ne parla, viene mescolato con sostanze assolutamente tossiche, prodotto con dei tagli notevoli, piuttosto pesanti, di olio per motori, cioè cose veramente assurde. Quindi non è detto che siano quelle naturali e le altre dall'altra parte non siano naturali. Né a un certo punto è detto che uno debba poter controllare i consumi degli altri, per esempio, come voler imporre a una persona di mangiarsi la torta fatta dalla mamma in casa invece che magari le girelle comprate. Il fatto è che le girelle comprate hanno un'etichetta, c'è scritto sopra cosa contengono esattamente, come sono fatte. E in teoria, se poi ci sono dei danni alla salute, possono essere perseguite, chiesti danni, levate dal mercato. Mentre invece, quando il mercato è clandestino, tutto questo non può succedere. Quindi non è tanto un fatto di voler fare uso soltanto di sostanze naturali, è un fatto di rendere ai consumatori un'informazione completa sul prodotto che in qualche maniera vanno a acquistare e a consumare. Un po' questo è anche il discorso della legalizzazione. Non è tanto perché è naturale una e non l'altra. Che ognuno a un certo punto ha diritto anche a nutrirsi di sostanze sintetiche e a fare uso di sostanze sintetiche anche per il divertimento. Non è affatto detto che deve per forza amare più il vino del contadino che non il vino industriale. Ognuno in questo ha un po' i suoi gusti. Quello a cui il consumatore ha diritto invece è a sapere esattamente con quale metodologia viene prodotto un prodotto, e avere un'etichetta dove ci sia scritto chiaramente quello che contiene e ciò che può succedere. Questo semplicemente per il danno alla salute, appunto come si diceva prima della Commissione globale, che ha la sua importanza molto più che non la punizione, ha molto più quella importanza, che è, scusami Alessia, puoi accendere la luce per cortesia? Mi puoi accendere la luce, per favore? Scusate se è fatto buio. Alessia, mi puoi accendere la luce per cortesia? No, no, di niente. Non è andata nello schermo buio. Grazie. Grazie. E quindi trovo che è più importante ancora è bellina questa trasmissione perché ci sono io che ogni tanto rimango al buio col cane che passa. Yolanda va alla finestra. Ma che cerchi alla finestra, Yolanda? Aspetti qualcuno alla finestra? Spencer. Ma Roberto che fine ha fatto? Allora, dove sei? Ora è scomparsa anche Yolanda. Ok, va bene. Allora, io nel frattempo, aspettando che qualcuno mi dia qualche informazione su quello che sta succedendo nel video di Yolanda. Ah, perfetto, grazie. Mi è arrivata anche la notizia che i gatti mi hanno fatto pipì sulla valigetta del computer. Vabbè, ok. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Allora, ci abbiamo. Io volevo un attimo, sì, appunto, dirvi dei convegni che sono successi oggi, ne approfitterò in questo momento di stacco. Allora, presso la sede del Partito Radicale, giovedì 23 giugno, anzi, 15 e 24, pubblicato il 23 giugno, c'è stato appunto il forum Media e Droga, l'influenza dei media sui fenomeni e sulla percezione dei fenomeni.
e che ha analizzato proprio l'aspetto particolare di come le notizie riguardanti le tematiche sulle droghe vengono date nei telegiornali e vengono dati sui giornali. E questo riguarda molto tutto l'aspetto della demonizzazione, della stigmatizzazione della persona tossicodipendente o semplicemente del consumatore. Chiedo se mi sentite. Non so se vado avanti a parlare. Allora, mi sentono e quindi continuo. E anche in questo caso c'è naturalmente prima ancora di andare avanti con il riscontro del convegno radicale, si parla appunto di stigmatizzazione del consumatore o del dipendente, e qui c'è proprio un punto, un principio sempre della famosa Commissione globale che prende in analisi esattamente questo. E dice che le politiche sulle droghe devono basarsi su principi dei diritti umani e della salute pubblica. Dobbiamo porre un termine alla stigmatizzazione e all'emarginazione delle persone che usano alcune droghe, e di quelle illegali naturalmente, e di quelli che restano coinvolti nei livelli più bassi della coltivazione, della produzione e della distribuzione, e trattare le persone tossicodipendenti come pazienti e non come criminali. Perché chiaramente non è che una persona, perché consuma droghe o perché è tossicodipendente, debba perdere quelli che sono i diritti umani e che sono di particolare rilevanza per la politica sulle droghe, sono il diritto alla vita, alla salute, e a un processo e a un giusto giudizio, a restare liberi da trattamenti crudeli o torture inumani e degradanti, schiavitù e discriminazioni, che sono diritti inalienabili che non è che uno perde per il fatto che faccia consumo di droghe. Invece purtroppo questo succede ampiamente, e non soltanto in Italia, ma un po' in tutto il mondo. E lo vediamo chiaramente anche con un po' tutti i casi che sono successi nelle carceri, cioè a un certo punto quando poi ci sono morti in carcere, come è stato Stefano Cucchi, giovanetto del 2013, che per forza lui è morto, è una persona che faceva una vita a rischio, perché evidentemente secondo lui il fatto di essere consumatore di droghe ti fa diventare uno che può rischiare tranquillamente di essere ucciso di botte in carcere, perché è una vita che ti leva automaticamente quasi ogni leva i diritti di essere umano e i diritti fondamentali di essere umano. Questo aspetto della demonizzazione e criminalizzazione si vede ancora più, comunque si vede, in quelle che sono le percezioni che vengono date dai giornali e dai giornali, esperti di comunicazione e giornalisti italiani che sono riuniti a discutere di come il ruolo dei media incida sulla percezione del fenomeno della droga. Quello è un tema ancora sottovalutato e affrontato dall'informazione sulle storie di perdenti e sfortunati. E poi non è nemmeno vero, perché da una parte ci raccontano storie di perdenti e sfortunati, appunto come Cucchi, eccetera. Dall'altra però abbiamo dei grandi video che vengono coinvolti in scandali sulle droghe, che cambia completamente la maniera in cui ci li raccontano. E cambia totalmente, perché a un certo punto, mentre appunto basta pensare al nome e al cognome, mentre Cucchi diventa il Cucchi, Marrazzo mai diventato il Marrazzo, nella poetica è diventato l'Elkan. Cioè abbiamo comunque sempre continuato a trattare in un altro modo, hanno trattato loro stessi, le loro tossicodipendenze, in maniera molto diversa da come vengono trattate per le persone che hanno meno possibilità economiche e una rilevanza sociale diversa. E poi le notizie sono state trattate sui giornali, è stata ben diversa e molto meno criminalizzante in qualche modo. Quindi sì, solo per raccontare storie di perdenti, oppure per raccontarci in salsa un po' divertente, un po' di pruderie, quasi queste storie di cocaina dei VIP, oppure di droga dei VIP in generale, che poi spesso sono associati con festini, con storie di sesso, per cui vengono fuori tutta una specie di, ora non mi viene la parola, ma insomma è tutta una specie di commedia di cui si ride, si ride, si ride, anche se c'è molto poco da ridere, mentre invece per la persona che fa la stessa cosa, essendo magari in una condizione sociale diversa, viene trattato in maniera molto peggiore e non se ne vede affatto, viene semplicemente stigmatizzato, offeso e considerato una mezza persona addirittura. E infatti questo dice, ci ha reso conto del forum, è stato il caso di Stefano Cucchi, che
i cui genitori hanno preso parte al forum hanno avuto curia particolare attenzione su come la figura del tossico venga spesso utilizzata per giustificare errori compiuti da altri. E questo è il messaggio che la famiglia Cucchi sta cercando di combattere, scegliendo di pubblicare le drammatiche foto del figlio Stefano, che senz'altro hanno contribuito a determinare quell'impressione di rotta mediatica, rendendosi partecipi di una sensibilizzazione sociale. Tra gli intervenuti al forum, Gianpaolo Catalano, inviato della Repubblica Medio Oriente, che ha ricordato come i giornali in realtà non si stiano preoccupando sociale, a differenza di quanto accade in rete, e questo immagino si riferisca proprio al fatto che quando ci si occupa realmente di un dibattito sulle politiche sulle droghe, ma ci si limita appunto a riportare dei fatti di cronaca o bollettino, semplicemente o al più appunto demonizzando ampiamente quelli che sono anche soltanto semplici consumatori. E Roberto Spagnoli, che da anni tiene viva l'attenzione conducendo su Radio Radicale, l'unico notiziario antiproibizionista d'Italia, ora però ne stanno cominciando anche a nascere altri. Questo non lo dico per dire questa nota, però abbiamo Green Sofà, abbiamo anche altri programmi comunque che stanno nascendo. Certo, quello di Roberto Spagnoli ci mancherebbe altro, è da anni, è stato l'unico per anni. Però è un fermento, in ogni caso, al quale corrisponde anche un momento di crescita anche dei programmi specialmente radiofonici che riguardano il tema e speriamo presto anche dei visivi. Approfittato dell'occasione per ripercorrere brevemente la battaglia antiproibizionista storicamente condotta dalla Farina Radicale e quindi esporre con maggior forza l'evidenza che quello della droga rimane da anni un tabù assoluto. Professor Morcellino, direttore del Dipartimento di Comunicazione dell'Università di Roma, ha parlato dell'impatto che i media hanno sulla società e quindi sul singolo, a seconda del modo in cui scelgono di affrontare il tema, e questo determina un'alterazione dell'interpretazione anche del fenomeno. D'altra parte, Giovanardi ce l'ha a dire, ultimamente ci abbiamo da dire che l'uso di droga cresce, specialmente negli adolescenti, se c'è un'approvazione sociale, mentre diminuisce se questa approvazione sociale non c'è. Io su questo ho molti dubbi, sono molto scettica, perché specialmente per gli adolescenti il fatto di essere disapprovati dalla società spesso non è affatto un deterrente, ma a volte diventa quasi invece un incentivo. Per cui è importante anche considerare l'altro aspetto della faccenda. Vado avanti. Oh, Roberto, sei. No, è un soltanto, non capivo dove hai finito, ma va benissimo, comunque io vado avanti, non è un... Ah, per carità, scusami, ma per carità. Poi naturalmente, no, dovresti chiamarla, infatti anche per quello ti cercavo, perché magari... Io ci sono e Ah, non ascoltavo. c'è il video, ok, scusami, non c'è il video, se non ti vedevamo, io pensavo di essere da sola, senza né Io Roberto né Carlo. non vedo il video di Claudia invece. Io invece vedo il mio, ma non il tuo. Allora, ognuna si guarda. Ognuno si guarda con sé, infatti. Sì, io vi vedo. Vi vedo tutti e Ok. due. Allora, io vado avanti col forum Media e Droga, sono quasi in fondo a questo resoconto, e è intervenuta anche Blumi, Rita Bernardini, Mario Federini, insomma, un inizio, diciamo, di analisi su quello che è il rapporto tra i mezzi di informazione e le tematiche sulle droghe. Invece a Firenze si è svolto il convegno sulla cannabis terapeutica, appunto per questa nuova legge che viene presentata in Regione Toscana, che sarebbe la prima legge sul tema. Ci sono a confronto di legge, una molto restrittiva che praticamente limita l'uso dei farmaci cannabinoidi unicamente per i terminali e come cure palliative, cioè di diminuzione del dolore, attenuazione del dolore, e l'altra proposta invece è più estesa e prevede anche l'uso dei farmaci cannabinoidi anche per diverse malattie, perché poi vengono prescritti ormai in molti paesi europei e in molte anche altre regioni italiane. E quindi diciamo che quello che posto a confronto sono state analizzate appunto a questo convegno dove c'era anche Donatella Poretti, dove c'era il presidente di pazienti Alberto Sciolari, dove c'era Andrea Tricioglio, il nostro compagno dell'associazione Luca Coscioni, si è parlato strettamente di cannabis terapeutica. È interessante notare comunque, per concludere questa panoramica su questi due convegni,
È interessante vedere come appunto la demonizzazione e la criminalizzazione di una sostanza, come appunto sta avvenendo da decenni in Italia per la canapa, dimenticando che è stata una pianta coltivata per anni e anni in tutta l'Italia e che ci ha dato anche tanto benessere economico, perché era un punto di forza della produzione italiana, arriva anche a trattare i farmaci cannabinoidi, quindi si parla di farmaci per malati, in maniera diversa da come tratterebbero qualunque farmaco, perché qualunque farmaco che avesse dato dei risultati eclatanti per alcuni versi, come danni ai farmaci cannabinoidi, mai avrebbe dovuto subire infinita di difficoltà, ostacoli nella distribuzione, difficoltà nella commercializzazione, ma sarebbe tranquillamente andato in commercio molto prima e tutto questo non sarebbe successo. E fermo un attimo, sì, ok. Allora, realmente, come scrive Ben, c'è ragione perché il 14, 15 e 16 luglio c'è la festa antiproibizionista di Reggio Emilia Felina, che è una festa appunto, festa proprio residenziale con banchini, con prodotti alla canapa. Questa è una festa specifica, non antiproibizionista, ma specifica sulla cannabis, perché è anche importante distinguere questi due aspetti, perché poi a volte si fa confusione tra questi termini. E nel caso di Felina si parla proprio unicamente e specificamente di cannabis. Ci sono un sacco di notizie che volevo darvi anche dal mondo, ma sono le 11:55, il tempo è volato, come si Sono le dice. Voi 18:55. sì, Siamo in diretta, 18:55. Claudia. Sono le 18:55 Io ho e mi hanno detto dato del pesce in barile a me, del toro seduto, perché dice che sono perché impassibile. Qualunque cosa mi si dica, io resto impassibile. sai No, cosa che ho vabbè, sto detto? Io cosa ho detto? scherzando. No, Si scherza. No, 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 non te, non te, non te. No, veramente, io io volevo dare la credo. parola a Yolanda se c'era qualcuna conclusione di un Infatti, minuto, se appunto. voleva. Esatto, quello che stavo per fare io, ma tu mi anticipi sempre. Yolanda, per concludere questo appuntamento al quale ti ringraziamo di aver partecipato, Grazie a voi. ecco, soprattutto perché sei una antiproibizionista, oltre che radicale, storica, e quindi magari puoi, oltre che dare il tuo contributo attivo di militanza, anche magari rispetto alle giovani generazioni che si avvicinano alle battaglie antiproibizioniste, quale consiglio ti sentiresti di dare? Che consiglio mi sentirei di dare? Mi sentirei di dare il consiglio di non stancarsi mai di parlare, di discutere, di organizzarsi, di non avere paura, perché se tutti milioni di persone che noi sappiamo fanno uso di sostanze illegali tirassero sulla testa e si facessero vedere, in poco tempo costringeremmo i nostri governi a prendere delle decisioni ragionevoli rispetto a questo tema. Io nella mia lunga esperienza ho incontrato persone di tutti i generi e tipi, dagli impiegati di banca ai rappresentanti, ai commercialisti, ai farmacisti, alle persone più insospettabili, anche persone che magari usano eroina da una vita e non hanno mai fatto uno scippo. E lavorano e sono delle persone del tutto normali che amano ogni tanto farsi un tiro di eroina o di cocaina. Quindi il mio augurio è che si riesca almeno a iniziare a discutere, a rompere questo muro di omertà, questo tabù che c'è, per cui credo che il danno proprio più grave del proibizionismo sia proprio questo, che non si riesce neanche a parlare di queste cose, a discutere queste cose. Quindi mi auguro proprio davvero che magari ho qualche speranza rispetto anche a un cambiamento, magari,
non clamoroso, ma impercettibilmente migliore di alcune televisioni, di alcuni media che sino ad ora su questo tema non hanno proprio mai detto nulla e che invece cominciano. L'altra notte sulla 7 hanno fatto una trasmissione di informazione su come è nato il proibizionismo, veramente sconvolgente. Ve la segnalerò, devo ritrovarla perché l'ho vista iniziata, ma è stata davvero molto interessante. Ad un orario ovviamente improbabile, però si comincia così. Bene, Claudia, a te la chiusura e poi il prossimo appuntamento di TV Radicale con una leggera euforia. Sì, ok, va bene. Io prometto che la prossima volta mi farò trovare in una situazione meno precaria perché sono appollaiata sulle scale con cani e gatti che mi passano Ah, ecco dappertutto. perché il computer sembra Ce l'ho sballottolato. sulle ginocchia, il computer ce l'ho sulle ginocchia perché per stare vicino al campo, al modem, sono dovuta venire qua. Prometto per la prossima volta di essere in una posizione, diciamo, più professionale e più stabile e ho tantissime cose arretrate da questa volta adesso da dirvi e quindi sarà un'altra puntata piena e ricca. Grazie Yolanda, sei stata fantastica e magari ripetiamo Grazie, qualche altra Yolanda. volta queste chiacchierate. E bene, Grazie mille a ciao. voi, è stato Grazie bello. Ciao, Yolanda, grazie grazie, a Claudia, presto. ringraziamo Claudia Sterzi, collegata in diretta da Arezzo, e Yolanda Casigliani, collegata in diretta da Torino, credo Yolanda, giusto? Sì, Torino. Esattamente. Le ringraziamo entrambe, torniamo nello studio di Lecce e ci avviamo a cominciare la seconda, diciamo, quello che è